Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia fu composto da Leopardi tra l'ottobre 1829 e l'aprile 1830 e inserito per la prima volta nei Canti nel 1831. Qui il poeta non parla in prima persona, ma si serve della figura di un pastore della steppa asiatica. L'idea di affidare la propria riflessione sul senso della vita a un pastore nomade dell'Asia venne a Leopardi dalla lettura di un articolo pubblicato su una rivista francese nel 1826, come documenta una nota dello stesso Leopardi. L'articolo in questione era il resoconto o reportage di un viaggiatore russo nelle steppe dell'Asia centrale, resoconto nel quale si raccontava che i pastori kirghisi, abitanti di quelle regioni, trascorrono la notte seduti su una pietra a guardare la luna e a improvvisare parole molto tristi su motivi musicali altrettanto tristi. In questa poesia, dunque, Leopardi immagina che un pastore, durante una veglia notturna, interroghi la luna sui misteri della vita e dell'universo. Analizziamo il titolo del componimento, perché, come in altre poesie di Leopardi, esso è parte organica del testo. Iniziamo dalla parola canto. Perché canto? Innanzitutto, Leopardi si richiama al resoconto di cui abbiamo parlato in precedenza, stando al quale i pastori nomadi dell'Asia centrale si sedevano davanti alla luna per intonare canzoni malinconiche. Canto, dunque, va inteso anche in senso letterale, di canzone, parole cantate su una melodia, oltre che in quello di poesia. Ma canto è anche la parola che Leopardi sceglie per titolare la sua raccolta, per evidenziare, come Petrarca nel sonetto iniziale del Canzoniere, la dimensione fonetico-musicale e l'antico legame della poesia con la musica. Proprio per questo, come accade oggi con una canzone, il canto indica l'espressione immediata e a suo modo spontanea dell'interiorità e, come in questo caso, della meditazione dolente sull'infelice condizione umana. Sotto questo aspetto, il componimento è la massima espressione di quello che è stato definito il pensiero poetante di Leopardi. Il canto è notturno. L'aggettivo esalta la dimensione esistenziale del testo perché la notte è il momento canonico dedicato ai grandi interrogativi sul senso della vita. In aggiunta, esprime la mancanza di certezze, cioè il buio che circonda le domande di senso che il pastore rivolge alla luna, sua muta interlocutrice.